Dopo vantano Leclerc, li faccio pure io sorpassi a Monaco. Eccoci qua, cari amici, pronti alla partenza. Gran Premio di Monaco, decimi sulla griglia. Non so se ci sono stati degli arretramenti. Sì, P9, vedo sullo sterzo, quindi è stato arretrato qualcuno. Ne abbiamo cambiato il motore, per ora non ci sono penalità, ma comunque ne abbiamo tre per tutta la stagione. Qua ci troviamo molto prima della previsione. Comunque non fa niente. Partiamo, speriamo qua di fare una bella gara. Sicuramente Monaco è una pista pericolosa. Si sbatte e ci si fa male e si rompe subito qualcosa. Quindi dobbiamo stare attentissimi. Partiamo. Siamo tutti a tavoletta come al solito. Mannaggia. Oh, tento di tenermi la posizione sulla McLaren. Cazzo. Non era la posizione che dovevo tenere sulla McLaren, eravamo nella nostra posizione. Minchia ragazzi, mo spengo anche la macchina qua. Bandiera gialla, non ho capito che sta succedendo. So solo che abbiamo perso un po' di contatto con Sainz. Ok, adesso concentriamoci per il resto della 20 gara. giri. Tosta qua ragazzi. Ok, mettiamo tutto al massimo. Siamo a sandwich tra le due McLaren, ragazzi. Sappiamo che è tosta qua perché è una pista dove ci vuole tanto carico aerodinamico, ragazzi. E noi non ce l'abbiamo. Abbiamo visto che anche con l'Alfa Tauri va nettamente meglio della nostra Telaion Racing Car. Venti giri così tirati. Sono un piccolo problema. Toccata il muro, purtroppo ci sta. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è Il consentito solo cazzo uso. nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Cazzo, uso il DRS qua, ragazzi. Questi qua scappano. Facciamo anche fatica a girare là. Dobbiamo recuperare. Mannaggia, sti cazzo di muri di merda. Velocità di carica della batteria è ridotta e se la situazione peggiora saremo costretti a ritirarci. Non rompere i coglioni. Ritiriamoci il cavolo. Sto concentrato ragazzi qua a Monte Carlo. Non ci ho corso mai col volante. Posso dire che è veramente un'esperienza bellissima, ma molto molto dura. Ma dai, sto cacchio di DRS però. Perché non me l'avete dato? Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo Vai. prime medie. Praticamente sto facendo ogni giro la toccata su un muretto. Fortuna è che ci vado sempre molto di Stai striscio. distanziando l'auto alle tue spalle al ritmo di 3 decimi a giro.
Sì. Ci ho attaccato al culo, sto distanziando l'auto alle spalle. Ragazzi, levate la birra ai box, che questo Alex. Oh cazzo, il fall, non so chi ci sta qua davanti. Abbiamo ripreso un gruppetto di 27 auto. Qualcuno ha rallentato tutto il gruppo davanti. Molto bene per noi. Dobbiamo moderare la modalità di Oh cazzo, ho tagliato un po' la curva. Qui ragazzi, ragazzi, con le rosse non ci riesco a stare dietro a questi qua. Dobbiamo cambiare. Andiamo all'Erzi, ora che abbiamo il DRS. Ci prova a riprendere di nuovo il muro. Dobbiamo gestire la miscela all'Ers al meglio, ragazzi. Ora rallentano tutti parecchio. Nessuno riesce a fare questa curva bene. Noi siamo i primi ad avere dei problemi. Questa parte qua perdiamo veramente tanto. Parte iniziale bene. Parte finale bene. Ma cazzo, eravamo sotto il secondo, perché non mi hai dato il DRS? Box, box, rientriamo in questo giro. Minchia, alza sto giro, ragazzi. Speriamo che durano le gomme. Sembra un po' presto, però. Se lo dite voi. Oh, molto vicini. Qua, se riesco a rimanere vicino qua, ragazzi. Stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Come dovrei fare? Ho messo un freezer dietro. Poi sto perdendo il controllo di qualsiasi cosa c'è in questa pista. Ragazzi, qua si va in box. Cazzo, molti in box come noi. Ragazzi, è tosta. Tosta, tosta, perché a livello mentale è una bella spacchinata, 20 giri così. Siamo proprio ai limiti massimi. Già abbiamo fatto 2-3 sbavature che non sono state proprio positive. Fuori, sarai subito in gara all'uscita dai box. Fuori, quindi figuriamoci un po'. Po' che succederà. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Adesso capiamo anche dove ci lascerà la macchina il gioco. E adesso, ragazzi, bisogna girare velocissimi per fregare entrambe le McLaren. Ah cazzo, traffico. La parola che non vorrei mai sentire qua. Traffico, traffico, traffico. Merda.
Ma che dobbiamo girare veramente veloci, porca troia. Invece ci troviamo nel traffico, merda. Oh, molto vicino al muretto. Perché non mi date il DRS, testa di cazzo malefiche? Chi è questo Sainz? Oh cazzo! Ti consigliamo di passare al Mix 2. Carburante al Mix 2. Ragazzi, Sainz ci è uscito proprio davanti. Si è fregato la posizione su Ricciardo. Oh cazzo, prendiamo ancora Ricciardo. Oh, mamma mia ragazzi, minchia petto Ricciardo al top. Che cazzo sta facendo sto rincoglionito? Ma t'ho passato, fanculizzati. Oh cazzo. Non ho visto che ho lasciato la miscela, porca puttana. Ho perso tanto, colpa di Ricciardo. Ricciardone ci ha fatto perdere contatto con Carletto Sainz. E Bottas che sta facendo dietro? Scusate ragazzi, non ho capito bene. Ma noi praticamente a livello di DRS siamo squalificati? Madonna che macello. Norris è riuscito, non so come, non so evitare l'undercut, a passare 3-4 vetture, era dietro di noi. Oh, madonna che sorpasso su Sainz, voglio. Madonna che sorpasso su Sainz, pazzesco ragazzi. Non pensavo neanche di riuscirci. Ero certo mi avrebbe chiuso Carletto. Cazzo, non ci abbiamo più neanche la miscela. Pure Carletto Sainz non scherza per niente, inculato. La vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Com'è gomme medie? Ah, medie, giusto, non so, le hard. Ah, c'è il DRS, oh, mi avete fatto quest'opera di carità finalmente, ho 27 giri. Ragazzi, come facciamo a essere decimi, che eravamo decimi prima, abbiamo sorpassato almeno due piloti. Comunque il colpaccio l'ha fatto Lando Norris perché ha guadagnato tre posizioni, eh. Era dietro di noi. Ne abbiamo fatto due sorpassi, lui ne ha fatti tre. Sto burlone. Non si ricarica la miscela, ma non credo. Si sono materializzati dei piloti davanti a noi, non sappiamo da dove. Oh. Parte la vettura come se non ci fosse un domani. Stiamo raggiungendo la vettura di fronte.
ruote, ma dobbiamo anche tenere d'occhio le gomme. Non Madonna, ragazzi, che ho fatto? Ragazzi, mi chiedete come, non lo so che ho fatto. Pensavo di tagliare la curva, invece... ragazzi, garone. Ragazzi, a fine gara mi fanno sicuramente l'antidoping, sto andando troppo forte. Garone di Super Corris, veramente clamoroso. Fatto due sorpassi, non dico tanto quello su Ricciardo che mi ha chiuso, anche se comunque il sorpasso era andato, ma altri due sorpassi sulle due McLaren, voglio roba di alta classe. Bello che sto arrivando pure un po' su Perez. Qua mi sono buttato tutto all'interno prima e sono riuscito a fare una curva veramente pazzesca. E nelle parti un po' dritte Perez ci dà 27 giorni. Non riesco a capire perché Noni... che è successo? Esce fumo dalla ruota. Non vorrei sono problemi con i freni. Nonostante tutto, che mi sono anche semifermato. Abbiamo preso 3 decimi a Perez. Non è impossibile, ragazzi, andare a prendere Perez. Stacco dall'auto davanti, 1,7 secondi. Purtroppo ho sbagliato qua. Mi è entrato il folle, ma meno male. Ragazzi, folle. Mamma mia, sono arrivato sparatissimo. Ho rischiato tanto. Mi sono cagato in mano. Abbiamo riperso tanto su Perez. Oddio, ragazzi. Mamma mia, che battaglia. Cerchiamo di ricucire qualcosa su Perez. Sì, ma strano, molto strano che... Evidentemente, allora, quelli che hanno fatto il pit dopo su questa pista sono stati molto avvantaggiati. Che di solito dovremmo avuto fare noi l'undercut. Invece abbiamo visto pure Norris che è entrato dopo e c'è stato tranquillamente davanti. Ragazzi, qua c'è un trenino.
distacco dalla vettura davanti è 2,1 secondi. Che bel trenino, ragazzi. Qua uno che sbaglia. Posso guadagnare 27 posizioni. Ah, ecco qua, vedi? Abbiamo preso una posizione, chi piatta e box. Molto bene. Oh ragazzi, qua c'è tanta roba. Molta roba. Oh. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Minchia ragazzi, sono ai limiti. Sono ai limiti, ragazzi. Sono ai limiti prestazionali. Ah, si imbarca sta macchina di merda. Non riusciamo a sfruttare il DRS. E vai, prendiamo anche il muretto. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 21,3 secondi. Grande Ghiotto che ci sa da sempre tante soddisfazioni. Oh, la vettura si muove, ragazzi, si è iniziata a muovere veramente come se non ci fosse un domani. E allargare un po' troppo le traiettorie. Qua era un bel punto per il DRS, non ce l'hanno messo. Rettilineo. Vediamo la targa dei motori Mercedes. Ce l'ha pure Perez, il DRS è tosta così, ragazzi. Dobbiamo sperare che qualcuno possa avere dei problemi. Altrimenti qua non si risolve. Bisogna avere dei problemi qua da qualcuno. Mannaggia il rettilineo, ragazzi, non è modo di tenere il sedere della Racing Point della Mercedesina 2. Bello ragazzi che siamo perfettamente allineati nei tempi. Oh, ci potevo provare, mamma mia. Ci volevo provare, ragazzi. Stiamo provando in tutti i modi, ragazzi. Se riuscivo a uscire un po' meglio là, potevo anche tentare come ho fatto prima, eh. Dai, ragazzi, che stasera ci facciamo pure una bella live su Twitch, su Formula 1. Rischio di andare lungo.
brava, dopo appena la strada va dritta, questi c'hanno i motori che ci rompono il culo. Ragazzi, sono impiccatissimo. Per cercare di mantenere la coda di Perez, sperando che faccia un errore che ci permetta di inserirci. Ma Perez qua sembra aver messo il pilota automatico. Ed infatti vediamo che non c'è modo di poterlo infilare. Rettilineo non ci possiamo pensare minimamente. Ci resta abbastanza carburante per un solo. Metto tutto al massimo qua, ragazzi. Proviamo a prendere la scia qui in fondo. Niente. Niente, ragazzi. Tagliato lievemente la curva. È l'ultimo errore che posso fare del genere. Poi scatta la penalità. Noi non la vogliamo la penalità, ragazzi, vero? Ci sto provando in tutti i modi, ma questa pista veramente antisorpassi, e pure Perez con la sua stronzaggine. Inventiamoci qualcosa per quest'ultimo giro. Porca troia, perché si imbarca sta cazzo di macchina là? Sei all'ultimo giro. Ragazzi, sono strasudato, estenuato. Questa è una battaglia epica qua a Monte Carlo. No, cazzo. L'avevo preso, potevo provare, mi sei imbarcato in accelerazione. Sta cazzo di macchina di merda. Ciao ciao, buonanotte suonatori. Niente, se n'è andato. Dai, finisce così, ragazzi, ottavo posto. A Monte Carlo è qualcosa di eccezionale. Torniamo a fare punti col motore nuovo, che anche se non è dotato di tanta potenza, almeno c'è l'affidabilità. Pure che stanno recuperando dietro, stiamo rallentando noi apposta. Good job, friends. Good job. Grande gara. Prendiamo i punti oggi. Finisce così, fratelli. Finisce così. Non possiamo fare altro che prendere questi ottimi punti. Dispiace perché francamente eravamo a livello Racing Point e quindi potevamo comunque fare una bellissima gara. Norris pilota del giorno, nonostante ci è arrivato dietro. Pensate un po' quanto è stata serrata. Mannaggia la miseria. Però abbiamo dato tutto, ragazzi. Quando uno dà tutto non si può mai dispiacere del risultato che va a cogliere. Quindi questo è il discorso. Maggiore sicurezza in pista. Data veramente bene. Mantenere la calma persino nei momenti di massima tensione è stata fondamentale. È stata una bellissima gara, ci siamo impegnati. Il risultato è arrivato. Andiamo a vedere il podio. Se non si incarta. Si incarta? Ogni tanto ci mette decenni per caricare qualcosa. Quindi rendiamoci un po' conto, però dai. L'importante, ragazzi, è la bella gara. L'importante è esserci divertiti. Ecco la Mercedes sul podio. Il podio è sempre una grande emozione. Ancora composto da tutti e tre i top team, ragazzi. Andiamoci a vedere la classifica, dove siamo situati in questo momento. Diamo un'occhiata alla classifica pilota. Fantastico risultato per Lewis Hamilton. Ragazzi, ottavo posto, un punto da Sainz, che abbiamo recuperato qualcosa dopo la gara disastrosa dell'ultima volta. Quindi chiaramente abbiamo un'ottima posizione. Francamente abbiamo 10 punti su Ricciardo, quindi non è male la situazione.
nel costruttori, siamo molto vicini al racing point terreno, quindi veramente il settimo posto per ora sicuro, perché dietro sono molto lontani, quindi veramente potremmo lottare anche con McLaren se riusciamo a essere costanti. Il problema, ragazzi, è Ghiotto che pensa solo a mangiare. 18esimo, dai, alla fin fine si è messo dietro un po' tante persone, però il problema è che si avvicinano un po' di più alla zona punti anche gli 8. Amici, detto ciò, vi saluto, vi do appuntamento a domani, dove la stessa gara la correremo con l'Alfa Tauri. Un saluto dal vostro Super Corris.